Noi siamo dei finti ricchi, nel senso che disponiamo in questa città, nella provincia di Siracusa, che è una delle più ricche province per quanto riguarda i beni monumentali, storici, archeologici, siamo anche noi tra i ricchi, finti però, perché abbiamo una serie di beni come il Castello Svevo, i forti Castel Vittoria, i conventi come quello di San Domenico, la ricetta di Malta, l'antico macello e così via, che rappresentano un patrimonio importante, ma lo rappresentano soltanto perché nella realtà non c'entriamo, non li visitiamo, non possiamo utilizzare questi beni né per fini ricreativi, cioè per ricreare il nostro spirito, che è una delle poche cose che ci è rimaste, né per attivare, diciamo, attività economiche che consentano ai nostri giovani, alle persone che vogliono continuare a vivere in questo territorio, a poterlo fare avendo un sostegno anche economico. Da altre parti questi beni sarebbero stati messi a frutto dal punto di vista culturale, ovviamente nel rispetto di questi beni, per far arrivare turismo, benessere. Da noi sono negletti, abbandonati, diciamo, sporchi, cadenti, dal Rivellino al Castello Svevo che frana, al Forte Garcia che è ancora lì, dopo 20 anni non si riesce non solo a impedirne il degrado, ma neppure a poterne fruire, arrivarci, tenerci dei concerti, svolgerci delle attività. Il convento San Domenico è chiuso da anni, ci sono solo poche opere da fare per poterlo riaprire, non si riesce a farlo. I motivi non li conosciamo, non li conosce nessuno o ce ne siamo dimenticati, e la burocrazia assassina per prima cosa la memoria, perché non ci ricordiamo perché il Castello Svevo frana, perché non possiamo entrarci, perché il Palazzo San Biagio non può essere utilizzato, perché il teatro comunale è chiuso. Insomma, non abbiamo nulla di disponibile, nonostante questo territorio è ricchissimo, e può dirlo, è ricchissimo di beni culturali. Per non parlare poi di Megara Iblea, la città dell'antica Grecia, dell'antica Magna Grecia, che rimane lì in mezzo alle ciminiere, negletta anch'essa, ricoperta dalle erbacce, e noi continuiamo a chiamarci noi megaresi, ma non ne siamo degni, né noi né chi ci amministra. Tra queste ricchezze c'è anche poi l'hangar per dirigibili, costruito negli anni 20, il monumento nazionale con intorno un parco importante, anche questo chiuso da 2 anni, non si può fruire questo polmone verde di cui la città ha tanto bisogno, ha bisogno di aria pulita, eppure rimane chiuso, no? Neppure lì si riesce a capire perché deve essere chiuso. Così come il parco del Mulinello, costato 5 milioni di euro, acquisire le aree, recuperare i manufatti, una zona importante, bellissima, tolta al degrado, e che oggi rischia di ritornarci, anzi ci sta ritornando, perché non la si gestisce, non la si affida ad una qualunque associazione, cooperativa, gruppo di giovani che possano farci attività ricreative, naturalistiche, per restituire un po' di salubrità, di naturalità a questo territorio.